Chi ricorda gli inizi dei giochi della gioventù, che ha portato l'atletica in ogni piccolo centro, facendo saltare, correre e lanciare circa 300.000 giovani, ricorderà anche gli impianti di fortuna realizzati nelle piazze, negli oratori o sui campi sportivi improvvisati. Forse è questo ancora lo spirito dei dirigenti della San Giorgese Tecnonift Renato Rocchetti. Una decina di anni fa si sono inventati una gara di salti in lungo in spiaggia, giusto per propagandare tra i giovani questa specialità dell'atletica in una forma insolita che prevede l'atterraggio in riva al mare. Per prendere la rincorsa si usa l'accesso al mare dello stabilimento balneare e con due giudici improvvisati, un rastello e una fettuccia metrica, il gioco è fatto. Negli anni sono venuti a provare questo strano salto anche atleti di buon livello e si sono sempre divertiti. Quest'anno la manifestazione si è disputata mercoledì 8 agosto presso lo stabilimento balneare La Vela di Rodolfo Ragaglia, che è stato un buon velocista negli anni 80 della San Giorgese, ma anche presidente della società. Vittoria con 7,25 del poliziotto Alessio Guarini su Roberto Borromei, atleta della Firenze Marathon, che ha saltato 6,91. Terzo Marco Vescovi dell'Avis Macerata con 6,86. Per il settore femminile il salto migliore l'ha ottenuto Liliana La Figliola, atleta di Campobasso, che veste i colori della Gran Sasso di Teramo. 5,69 per La Figliola e un centimetro in meno, 5,68 per la torinese Valeria Canella, atleta delle Fiamme Azzurre. Terza la fermana Betty Sgariglia con 5,64.